Un bel ginocchio per il signor Ductre, oh boy, yeah. Questa sarebbe la sigla dell'anime che faranno un giorno. You got my Ductre, oh boy, yeah. I wanna feel them on my body, yeah. Oh my goodness, Ductre, oh boy, so sexy. Questa è una piccola parentesi prima di iniziare il video. Alla fine del video, siccome il disegno è venuto davvero simpatico, carino e divertente, ho deciso di fare una campagna Teasly, ovvero un numero limitato di magliette per questo disegno. Vi spiego meglio alla fine del video. Mettiamo il telefono al suo posto, vicino al gadget di Loot Anime, da su Aram Tokinaba. E ciao bellissimi! Ciao Ciurma! Da dove è uscito Ciurma? Ciao Polletti! Questo qui è Electric. Boom! Oggi facciamo diventare un altro Pokémon un essere umano. Hai capito? Hai capito, Levi? Ascoltami. Ascoltami, Levi. Sì, ti ascolto. Stupido. Ti metto qui. Abbiamo ancora qui il Greninja Man fatto l'ultima volta. E abbiamo anche Random Pokémon Generator. Che diavolo c'ho oggi? Perché parlo come un deficiente? Pausa. Adesso io voglio generare il Pokémon e sceglierlo come l'ultima volta. La scorsa volta abbiamo fatto uno starter. Questa volta ne farò uno qualunque. Però voglio che sia della regione di Alola. Quindi un Pokémon di Sole e Luna. Uno dei più nuovi. Vedere se questi mi creano un po' più di fantasia o meno. Quindi non perdiamo tempo in ciance. Beviamo un po' di succhetto. E iniziamo a generare il generate. That's what I'm talking about. Abbiamo qui. Ah, questo non mi piace manco uno proprio. Rigeneriamo. Pam! Non me ne piace nemmeno uno. Pam! Non è che non mi piacciono, è che non mi ispirano. Mi ispira molto Ductrio Alola. Però verrebbe fuori una persona con tre teste. Sarebbe molto strano. O ci vorrebbe molto più tempo del previsto. Ah, mi ispira molto. Ductrio Alola mi ispira molto, ma so che ci metterò un sacco. Cristo! Ductrio Alola. Che già l'ho disegnato in passato per un canale. Lo potete vedere su Instagram se scorrete un po' indietro. Quindi cancelliamo il nostro Greninja Boy. Lasciamo qui il nostro Ductrio Alola Boys. Ma è Alola Boys. E questa volta, proprio per accelerare, perché so che ci metterò un sacco di tempo, lasceremo perdere l'inchiostrazione. O faremo una sorta di inchiostrazione molto basilare, ok? Quindi iniziamo subito con lo schizzo. Innanzitutto sono tre, uno più alto e uno più basso. Quindi iniziamo a fare uno schizzetto proprio per stabilire le pose, le proporzioni, niente di che. Quindi avremo una persona qua, che ovviamente come essere umano ha le braccia. Non so se voi lo sapete, ma sai, gli esseri umani in genere hanno le braccia. Hanno anche un busto, ecco, vi sto dando lezioni di disegno. E oltre il busto c'hanno il pacco qui davanti, il bacino dal quale partono le gambe, ok, quello non ve lo scordate. Più o meno tutte le persone ce l'hanno il bacino, c'è chi meno, chi più, ma più o meno tu. Quindi qui abbiamo, facciamo sto piedaino. Ho fatto questa gamba troppo tosta, rimaniamo un po' in stile un po' più snello, che sennò faccio sempre le persone troppo muscolose e toste, troppo Marvel. E questa persona, essendo Ductrio un Pokémon di tipo terra, questa persona pure dovrà essere, diciamo, di tipo terra. Per fare una persona di tipo terra, cosa sarà se non un minatore, un tizio che lavora in miniera? Quindi ci avrà il piccone qui dietro. A parte che il piccone deve essere appoggiato sulla spalla, mica deve stare così. Quindi questo deve essere così, tac, perché sta appoggiato sulla spalla. E qui sbuca fuori il piccone. Che ci fai col piccone, te? Cose zozze. Poi ce n'è uno un po' più alto, che quindi starà qua, che anche lui ha una testa come ogni essere umano, un busto, e anche lui probabilmente avrà delle gambe, si spera, no? Innanzitutto qua non c'è spazio per appoggiare il piede il ragazzo, quindi lo devo un attimo spostare. Essendo dei tipi maci, io appoggerei la mano tipo quando c'hai il pollice dentro i pantaloni, no? Che se tene tipo i pantaloni così, come un vero fico, come un cowboy. E qui dietro ci faremo quello più alto, che io lo voglio fare quasi di spalle, di profilo diciamo, quindi l'orecchio sarà tipo qui. Questo è il cranio, più o meno tutti noi l'abbiamo il cranio. Non so voi, se magari c'hai dei problemi, che ne so. Ma in genere tutti lo abbiamo. E questo fa col pollice così, perché ci avrà un sorriso poi, che farò poi appunto. Quindi iniziamo dal più piccolino, che ha sicuramente i capelli più belli di tutti. Innanzitutto ingrandiamo questo disegno, perché se no, che adesso lo schizzo andava bene così, ma questo lo possiamo rimpicciolire, così non impiccia. Mi chiedevo se ce la facevo a far svolazzare un po' questo ciuffo. Oh yeah, guarda che bello sguardo da uomo fico, perché questi Ductrio sono dei uomini con un sacco di charm.
Non so se avete mai capito, a me è sempre sembrata una bocca, il naso dei Diglett. Dopo anni ho scoperto essere un naso. Quindi avranno un naso molto rotondo i ragazzi qui. Sorriso laterale tipico anime proprio, che ci sta, no? Un pomo d'Adamo della miseria, un po' di muscoli perché sono dei minatori, sì. Questo gli ci sta bene, secondo me, un bel paio di bretelle. Così fa vedere un po' di petto, bitches. Un po' di petto, eccitante, eh? Ragazze che state guardando, state calme, so che vi sto facendo sudare con questi disegni. Il capezzolo leggermente coperto dalla bretella, mamma mia che tocco di classe questo. Un po' di obliqui, mamma mia che macio, mamma mia. Mi sto eccitando io, guarda, tutta questa macitudine. Il pantalone a vita alta che quasi che va a coprire l'ombelico, ma non lo copre, non troppo a vita alta, non mi fanno impazzire, sennò. Come se non bastasse la bretella a tenere su questi pantaloni, perché ovviamente loro ci avranno un pacco della miseria, ci vuole anche la cinta. Non so voi, ma la cinta ci vuole sempre, mica stiamo scherzando. Quando mai avete visto un macio, un uomo così uomo senza cinta? Io mai, guarda. Un po' di pieghe a questi bei pantaloni, tac, la tasca, via, veloce. E quando disegno così, senza troppi dettagli, insomma, che è quasi uno schizzo che poi andrò a colorare, beh, sicuramente mi aiuto. Per quanto riguarda la velocità. Ai ai ai. Qui una scelta nasce. Chissà se gli facevo i pantaloncini corti se non era più sexy. E mi sa di sì. Noi puntiamo alla massima sexitudine. Quindi facciamo qui. Che sono rotti un po' alla rubber. Mamma mia quanta sexaggine. Io guarda. Così qui si vedono un po' di quadricipiti. Il ginocchio. Un po' troppo forse, ma va bene così. Qui un po' di polpaccio dietro. Che non è male insomma. Noi ci piace il polpaccio e tutto ciò che inizia con la parola P. Ha! Zozzi, io lo so che avete pensato. Mamma mia, sti zozzi, guarda che siete. Per essere un vero macio, o diciamo per sdrammatizzare la faccenda, sai che facciamo? Facciamo che c'ha i calzetti e i sandali. Cioè i sandali coi calzetti, ma chi se li mette al giorno d'oggi il sandalo col calzetto? Ma me lo spiegate? Nessuno, solo Ductreo Man. Dovrebbero fare un fumetto che si chiama proprio Ductreo Man. I Ductreo Boys, ma eccolo. Illuminazione! Potrei farlo io, ma non c'ho voglia. Ductreo Boys everywhere. You want some Ductreo Boys? Some Ductreo Boys, yeah. I like the Ductreo Boys. Un bel ginocchio per il signor Ductreo Boy, yeah. Questa sarebbe la sigla dell'anime che faranno un giorno. You got my Ductreo Boys, yeah. I wanna feel them on my body, yeah. Oh my goodness, Ductreo Boys. So sexy! Ductreo Boys. Oh, you want some Ductreo Boy? Come and get it! Ductreo Boys, oh yeah! I like my Ductreo Boys, oh yeah! I love Ductreo Boys, oh yeah, baby! Do you want my Ductreo Boys, oh yeah! You want some Ductreo Boys, why not? I mean, why not some Ductreo Boys, oh yeah! Basta, sto un pochino esagerando. Ah, mi devo un attimo guardare il braccio. Lo tiro. Oh, che muscoli. CrossFit sta facendo qualcosa. Allora, lo tiro. Vedo che qui c'è il muscolo. Fa così. Qui parte dritto l'osso. Non ci ho pensato. Facciamo un po' di peluria. Che questi sono maci tipo anni 80, ragazzi, eh. Mica stiamo scherzando qui, oh. Un po' la Austin Powers. Qui il pelo fa macio. Non so se avete capito. Un po' di pelo anche sulle braccia. Per carità, che qui. Mamma mia, mi sto bagnando tutto. Andiamo al successivo. Vediamo come facciamo questo. Ah, questo lo vedo bene con dei baffoni da centauro proprio. Non so voi, ma a me mi sembra che stiano a pennello. E come il suo Ductreo, avrà i capelli belli ondulati. Ductreo Boys, oh yeah. I got my Ductreo Boys, oh yeah. You want some Ductreo Boys? Come and get it, baby. Ductreo Boys, oh yeah. Questo lo vedo bene con le sopracciglia belle toste, belle folte. Questo lo facciamo con la canotta. Aspetta, che non mi sta bene. Questi si vedranno un po' meno muscoli a questo perché è un po' più tostarello, diciamo, per dirlo in modo carino. Sarà estremamente peloso, ovviamente, come tutti i Ductreo. Se facciamo proprio un sorriso anime, super anime, laterale. Questo lo lasciamo senza peli perché è l'unico che si depila dei due, dei tre. Ho detto dei due. Innanzitutto questo ci avrà un dorsale che si vede proprio a chilometri. Signor dorsale del tipo qui. Non che lo possa far vedere molto, vista la posizione, ma un po' sì, dai. Io direi che è un capolavoro, signori. Best art ever. Oh, scusa, microfono. Un pochino di succhetto per riprendermi da questa scena incredibile che mi ha fatto proprio eccitare. Fa caldo qui, mamma mia. Loro innanzitutto sono leggermente abbronzati, quindi partiamo da questa base. Questa è una bella base.
sto iniziando ad essere leggermente stanco, ma il gioco vale la candela. Ormai ho superato l'ora di lavoro. Ci abbiamo messo più o meno un'ora o 50 minuti il disegno di Greninja, non ricordo. Ma dai, ci siamo quasi. Vedremo questo capolavoro finito. Oh, finalmente! Mamma mia! Quasi dolore alle braccia da quanto è durato questo disegno. Però è magnifico! È magnifico! Non ho parole. Spero che sia piaciuto anche a voi questo disegno. E alle generazioni future che tutti possano vedere quest'ale magnificenza. Questi pettorali, dorsali, tutto questo macio. Mi fa venire voglia di far partire YMCA e denudarmi. Ma per questa volta è finita. Se vi è piaciuto questo disegno e questo video, ben ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric. Non scappate! Calma! Il disegno è venuto davvero molto simpatico, quindi ho deciso di creare questa campagna di vendita di magliette, e per fare la cosa simpatica e piccante, il numero sarà limitato. Ho deciso che ne farò solo 25. So che sono poche, però io non l'ho mai fatta questa cosa. Quindi ecco, il primo a comprarsela probabilmente sarò io stesso, perché voglio la maglietta dei Dactrio Boys, che stiamo scherzando. Niente, questo è quanto. Lascio il link in descrizione. Mi raccomando, andate almeno a darci un'occhiata. Vi amo. Mwah.